Siamo alla politica, oltre 40.000 iscritti hanno partecipato alla votazione sul codice di comportamento del Movimento 5 Stelle in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie che è stato ratificato con il voto favorevole del 91% dei partecipanti. Ancora tante reazioni dal mondo politico, soprattutto le opposizioni. Il nuovo codice di comportamento del Movimento 5 Stelle è stato votato online ed è stato ratificato con il voto favorevole del 91% dei partecipanti, mentre continuano le reazioni dentro e fuori il Movimento stesso. Luigi Di Maio ha difeso il nuovo regolamento pentastellato, respingendo le critiche di chi ha parlato di svolta garantista, scrivendo poi su Twitter: se applichiamo il codice ai partiti non restano neanche le sedie. Sulla stessa lunghezza d'onda, Manlio Di Stefano. Non c'è nessuna svolta garantista. Anzi, io faccio una provocazione. Se gli altri partiti adottassero lo stesso codice di regolamento, probabilmente la metà dei loro deputati e senatori non sarebbe più in Parlamento. Anche l'ex leader d'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, ha commentato il nuovo codice, una scelta saggia che gli altri partiti farebbero bene a fare, anziché limitarsi a criticare. Le parole dell'ex magistrato ne condivido la funzione e sostanzialmente anche il contenuto. Per gli stessi amici del Movimento 5 Stelle è un'occasione per rimettere i piedi per terra. Contenuti alla mano, la novità principale riguarda la cosiddetta presunzione di gravità. In sostanza, la ricezione da parte della persona eletta di informazioni di garanzia o di un avviso di conclusione delle indagini non comporta alcuna automatica valutazione di gravità dei comportamenti potenzialmente tenuti dal portavoce stesso. Il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, che nel febbraio 2016, nel suo ruolo di sindaco, fu indagato per abuso d'ufficio in un'inchiesta sulle nomine del Teatro Regio e successivamente sospeso dal Movimento, aveva commentato il testo e soprattutto questa norma, tirando fuori amarezza e frustrazione. Chi tace, piega la testa e non sa formulare un benché minimo pensiero critico e sono uno yes man. Dal PD, ma anche dal centrodestra, in molti hanno parlato invece di una sorta di escamotage salvaraggi, con Deborah Serracchiani dura, dopo i guai giudiziari del Movimento 5 Stelle, Grillo scorda le manette e diventa garantista per convenienza. Jordan Forisi, Sky TG24. Intanto il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, ha rilanciato una controffensiva sulla cosiddetta post-verità, proponendo una sorta di giuria popolare che dovrebbe decidere sulla veridicità delle notizie diffuse dai media tradizionali. Tutta questa informazione per lo Stato che controlla le notizie sul web e il popolo che controlla quelle sui media. È questo lo scenario creato dalla post-verità, dalla battaglia sulle fake news. Perché Beppe Grillo risponde a chi vuole un organismo pubblico per controllare le bufale in rete con la proposta di istituire una giuria popolare che decida sulla verità delle notizie diffuse dai media tradizionali. Prima Renzi, Gentiloni, Napolitano e Pitruzzella, poi il ministro della giustizia Orlando e infine il presidente Mattarella nel suo discorso di fine anno. Tutti puntano il dito sulle balle che girano sul web, scrive Grillo, e alle balle propinate ogni giorno da TV e giornali chi ci pensa? Si chiede il blog. I giornali e i TG sono i primi fabbricatori di notizie false nel paese con lo scopo di far mantenere il potere a chi lo detiene. Sono le loro notizie che devono essere controllate, è l'affondo del leader del Movimento 5 Stelle, che ha già scritta anche la sentenza. Se una notizia viene dichiarata falsa, il direttore della testata, a capochino, scrive, deve fare pubbliche scuse e riportare la versione corretta. Nelle forze politiche serpeggia preoccupazione per una proposta definita inquietante e pericolosa. Legare la libertà di stampa delle giurie popolari è un accostamento pericoloso, dicono da PD e Forza Italia. Per la FNSI, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Grillo si è lanciato in un linciaggio mediatico di stampo qualunquista. Per l'Ordine dei giornalisti, il blog di Grillo ha sferrato l'ennesimo attacco alla libertà di stampa, avanzando una proposta grave e sconcertante. La proposta del leader a 5 Stelle è la risposta all'idea lanciata dal presidente dell'antitrust Pitruzzella di un'autorità pubblica coordinata a livello europeo che controlli in maniera serrata il web e combatta le fake news, che sono principalmente uno strumento, giova ricordarlo, per guadagnare denaro. Come? Attraverso la tecnica del clickbaiting, che con l'uso di titoli a sensazione induce l'utente a cliccare solleticandone la curiosità. Quel click però genera un profitto per i gestori del sito che viene visitato, a prescindere dal fatto che quello che viene strillato su internet sia vero o meno. Alessandro Taballione, Sky TG24.